cito il mio dolore privato e personale grandissimo. Voglio ricordare Miriam come personaggio pubblico. E di lei vorrei racchiudere la sua personalità così vivace, battagliera, allegra, in un aggettivo, laica. Miriam era laica intendo libera di giudizio, senza pregiudizi, laica come comunista, laica come ebrea. Ci siamo trovati tante volte a criticare la politica di Israele, laica quando faceva i suoi pezzi giornalistici e quando ha scritto i suoi numerosi saggi. Forse questa laicità, ovvero indipendenza di giudizio, le veniva dalle sue origini familiari, quella straordinaria coppia di artisti che sono stati suo padre e il pittore Maffay e sua madre Antonietta Raphael, ebrea russa immigrata avventurosamente in Italia in quegli anni. E per il momento non vorrei dire di più, perché poi il dolore privato ha anche i suoi diritti. L'aveva sentita recentemente? L'avevo sentita una ventina di giorni fa e mi diceva che sarebbe voluta, io stavo a Parigi, che sarebbe voluta venire a Parigi per le elezioni. Questo sempre per la sua vivacità, la sua curiosità di venire. E io sapevo che non stava bene, ma sapevo anche che aveva una tale forza di volontà che forse sarebbe stato quel desiderio a farla stare meglio. Non l'ha potuta sentire neanche sulla, a proposito, lei citava anche la questione su Israele, a proposito della polemica anche su Günter Grass. No, negli ultimi giorni non l'ho sentita.